Qual è lo scenario che presenta il libro bianco di Ecofuturo? Lo scenario è che ci sono le tecnologie per smetterla di inquinare, che queste tecnologie oltretutto darebbero un vantaggio enorme perché siamo arrivati alla maturità di queste tecnologie, sono convenienti dal punto di vista di quanti soldi ci fanno risparmiare o ci fanno guadagnare, e oltretutto queste tecnologie sono in grandissima parte provenienti da aziende italiane. Si piange continuamente sull'Italia che è in crisi, nonostante tutta la situazione noi ci troviamo all'avanguardia in settori cruciali, dalla produzione di carburanti di origine vegetale, di plastica di origine vegetale, dal punto di vista della possibilità di tirar fuori biogas dagli escrementi e dagli scarti della nostra società. E la cosa altra molto interessante è che queste tecnologie richiedono una grandissima quantità di manodopera, quindi non soltanto c'è un discorso di economia dal punto di vista del guadagno delle aziende e del sistema Italia, ma anche dal punto di vista della nostra emergenza fondamentale. Fare le cose ecologiche richiede più manodopera che fare dei mostri che vanno a carbone o che vanno a altri carburanti non rinnovabili. Quindi in sostanza l'Italia risparmierebbe moltissimo e ripartirebbe grazie all'uso di tecnologia ecologica. Quanto si risparmierebbe in cifre? Ma la cifra è enorme, noi abbiamo fatto una stima molto prudenziale e sono 200 miliardi di euro, ma ovviamente anche riuscire a fare un quarto di questo cambiamento vorrebbe dire mettere a posto i conti dello Stato e anche dare un bonus alle aziende e alle famiglie italiane. Quali sono le resistenze allo sviluppo di questo progetto? Ma ovviamente c'è la corruzione, ci sono le lobby che hanno interesse invece a continuare con i vecchi sistemi, ma non è solo un problema di interessi. La cosa incredibile e anche un po' tragica, ripeto, è che c'è una stupidità, un'ignoranza, una pigrizia, una paura del cambiamento che è diventata una gabbia psicologica che sta fermando la rivoluzione verde in Italia. Qual è un esempio di tecnologia che è presentata all'interno del libro che è particolarmente efficiente secondo te e sarebbe facile da adottare? È difficile scegliere perché sono tantissime, vanno dalla mobilità, all'energia, all'acqua, ai rifiuti. Mi viene in mente il tema per esempio dei rifiuti ospedalieri. Potremmo ridurre di 10 volte il costo dello smaltimento, è una tecnologia già utilizzata, si tratta semplicemente di diffonderla a tutti, non sarebbe difficile, basta solo un po' di volontà politica. In concreto, quali sono le mosse che la politica dovrebbe fare subito? Ci sono delle tecnologie, ci sono dei comportamenti virtuosi, esistono i comuni virtuosi, ci sono delle best practice, ci sono dei modi di vivere, di fare, di stare sul territorio, di abitare, di produrre, che sono sostenibili. Sono maggiormente sostenibili. Questi vanno facilitati togliendo tutti quei limiti, tutte quelle difficoltà che le leggi impongono spesso.